Nel corso del 2016 vedremo nuove tecniche di social engineering utilizzate per la diffusione di quello che sono i malware che in particolar modo già conosciamo, quindi tecnicamente non ci sarà una variazione nella tipologia del malware. Il malware tenderà sempre o a criptare i dati o a bloccare la macchina, ma vedremo un'evoluzione nelle tecniche di social engineering, così come abbiamo visto nel corso degli anni precedenti. Forse quello che riteniamo accadere maggiormente nel corso del 2016 sarà che verrà chiesto un riscatto preventivo, quindi verranno chiesti prima i soldi e successivamente, se non verrà pagato il riscatto, verrà bloccata la macchina, verrà criptato il dato, verrà bloccata la rete. Questo già è accaduto pochi giorni fa, una decina di giorni fa, a una banca degli Emirati Arabi, a cui è stato richiesto il riscatto di 3 milioni di dollari. Se non veniva pagato sarebbero stati pubblicati tutti i dati relativi a transazioni e le informazioni che erano state precedentemente rubate dal gruppo di cybercriminali. La banca non ha pagato e circa 10 milioni di record sono stati pubblicati tra nome utenti, transazioni degli ultimi 6 mesi, tutti i dettagli delle transazioni finanziarie che gli utenti stessi avevano gestito. Questo è uno dei problemi. L'altro problema riguarda l'evoluzione dei malware nel mondo mobile, che oltretutto con l'incremento del mobile payment inizia a essere un mercato e un settore che verrà sicuramente attaccato nel corso del 2016. Oltre alle minacce software che conosciamo, sicuramente vedremo un'evoluzione nel mondo IoT. Abbiamo sempre di più apparati e software interconnessi tra loro. Quindi, siccome la fantasia di chi effettua gli attacchi a volte è anche più evoluta di chi progetta lo strumento, vedremo delle minacce nuove che andranno ad attaccare questi nuovi strumenti collegati a Internet. Un esempio che è già accaduto, ma che può dare il senso di quello che può accadere con i sistemi IoT, è quello legato ai droni anche giocattolo che noi conosciamo, troviamo nei negozi che vendono giocattoli, appunto sono stati leggermente modificati e gli è stata applicata una pistola. Quindi permette di essere trasportato tramite il radiocomando in qualsiasi posto, anche all'interno di uno stabile, e colpire le persone senza alcun problema, senza che chi detiene il telecomando sia lì vicino. Quindi, oltre alle minacce informatiche, potremo e sicuramente vedremo anche un utilizzo particolare di questi strumenti che nascono per usi differenti. Questa è una cosa che sta sempre di più aumentando e stiamo sempre di più monitorando anche noi, che non riguarda solo la sicurezza, ripeto, di apparati o apparecchiature IT.